come muoversi a Milano, capitolo 2, da Porta Genova sulla sedia a rotelle. Come sarà il tragitto? Beh, lo scopriremo subito insieme. 3, 2, 1, via! Andiamo di là che dobbiamo attraversare di qua. Facciamo subito vedere che dopo 10 metri io dovrei attraversare e raggiungere quel posto là, ma attraversare evidentemente qua c'è il gradino. Io col gradino faccio così. Vedi? Non posso. Quindi devo andare sulla strada, che è pavé tra l'altro, quindi è ancora più fastidiosa e inutile. E quindi bypassiamo l'attraversamento pedonale. Poi ovviamente per non farci mancare nulla ci sono pure i binari dove mi sono pure incastrato. Quindi devo andare là, però là c'è il marciapiede di nuovo il marciapiede, quindi alla discesa lì c'è il marciapiede. Proviamo in qualche modo ad arrivare al montascale per prendere la metropolitana verde. Ah, c'è cioè l'attraversamento pedonale, ma è... No, non c'è più qua l'attraversamento pedonale. Il prossimo attraversamento pedonale è in fondo. Qua c'è il gradino, come potete vedere. Dopo il primo tentativo di raggiungere la scala della metro provvista di montascale, abbiamo aiutato Diego ad attraversare la strada in un punto non consono per evitare di dover arrivare fino al ponte di Via Valenza. Ed ecco qua la presenza di un sacco di motorini. Che bello! Torniamo indietro, cioè praticamente ero già in metropolitana. Andiamo sulla strada dove rischierò la vita, però almeno riesco a salire. Andiamo sulla strada e risaliamo. Oh, la prima pedana, assurda. Sì, vabbè, con brivido pure. E di qua. Ok. Sottolineare che per arrivare lì al montascale dobbiamo arrivare fino a qua e salire. Ovviamente c'è il gradino, ma non tutti i disabili riescono a fare questi gradini. Quindi non lo so, io questa situazione la vedo molto molto complicata. Ok, chiamiamo il montascale. Sì, pronto, mi può attivare il montascale gentilmente? Sì, una carrozzina? Sì, okay, sì, non bicicletta, carrozzina. Attendiamo l'arrivo del montascale, che compare alla nostra vista circa un minuto e 20 secondi dopo la chiamata. Questo è il tipico meccanismo degli anni 30 in cui tu schiacci il pulsante e niente, chiami la gente di stazione e con questo pulsante, a meno che non hai l'artrite, fai salire il montascale. O meglio, ti arriva dopo l'artrite perché a furia di tenerlo schiacciato. Il montascale arriva da Diego ed è quindi pronto per essere caricato 2 minuti e 50 secondi dopo la chiamata. Bene, siamo pronti per salire. Tra l'altro, montascale a misure microscopiche.
perché sono praticamente con il gancio dietro. Ok. Tempo trascorso dal momento della chiamata del montascale al momento in cui entriamo in stazione, 4 minuti e 30 secondi. Da questo punto in avanti, secondo il regolamento ATM, non possiamo riprendere all'interno delle stazioni e non possiamo registrare il personale ATM che ci viene in assistenza. Una volta passati i tornelli, per scendere sulla banchina dobbiamo chiamare e utilizzare un altro montascale. Tempo della discesa della sola rampa di scale per accedere alla banchina, 3 minuti e 13 secondi. Non possiamo prendere il treno già presente in banchina perché un addetto ATM deve a mano posizionare una rampa per permettere alla sedia a rotelle di entrare nel treno. Tempo totale trascorso dalla partenza nel piazzale di Porta Genova fino all'entrata nel treno, 21 minuti e 15 secondi. Una volta arrivati a Porta Garibaldi, il personale ATM posiziona una nuova rampa per far scendere dal treno la carrozzina e ci dirigiamo verso l'ultimo montascale per passare poi alla linea Lilla. Tempo impiegato per salire la rampa di scale fino al mezzanino della stazione della metropolitana 2 di Porta Garibaldi, 3 minuti e 5 secondi. A Porta Garibaldi passiamo dalla linea M2 alla linea M5, la Lilla. Con un veloce e comodissimo ascensore raggiungiamo la banchina della linea Lilla in 42 secondi. Prendiamo il treno della linea M5 in direzione San Siro Stadio in completa autonomia, senza la necessità di nessun tipo di ausilio. Una volta arrivati a Domodossola, prendiamo uno dei due ascensori a disposizione per salire al mezzanino. Tempo della salita al mezzanino, 0 minuti e 28 secondi. Dal mezzanino della stazione Diego esce in strada usando l'ascensore mentre la troupe sale a piedi le scale. Yeah.
Tempi della salita in strada? In ascensore 18 secondi, con le scale 23 secondi. Dove? Ce la scasiamo un po', scasiamocela un po'. In conclusione, sulla linea M5 ci siamo mossi in completa autonomia, senza problemi di accessibilità e con grande efficienza. Ma ricapitoliamo alcuni dati importanti. In strada porta Genova, dalla stazione dei treni fino al montascale della metro, circa 100 metri di percorso, abbiamo impiegato circa 5 minuti. In metropolitana, da Porta Genova M2 a Garibaldi M2, da fuori la stazione fino al cambio con la linea M5, abbiamo impiegato 26 minuti circa. Infine, dal mezzanino della stazione di Porta Garibaldi M5 fino alla strada di Domodossola FN, abbiamo impiegato soli 10 minuti.